Partigiani non santi ma combattenti, un titolo esaustivo per il romanzo del professor lunigianese Corrado Leoni, presentato in questi giorni a Palazzo del Pegaso a Firenze, in Regione, insieme a consiglieri regionali Federica Fratoni e Giacomo Bugliani. Una pagina di storia della resistenza lunigiana raccontata da un punto di vista inedito. I protagonisti, che si muovono fra l'Appennino e le Apuane, lungo la linea gotica, si possono ritrovare nei racconti e nella storia di tutti coloro che hanno combattuto affinché in Italia arrivasse la libertà. Ma stavolta il racconto è con occhi diversi. Sentendo anche le testimonianze e leggendo quello che hanno scritto magari i partigiani sulla loro vita, ho trovato un filo sempre di tentativo di comunicazione, mai di odio. Allora, poi c'è chi li fa eroi, chi li fa santi, chi qua. Allora ho detto, era gente comune, quindi partigiani non santi significa gente comune. Che viene dalla terra, dai contadini. Non è che sono partigiani solo quelli che facevano saltare i ponti, ma anche la mamma, il babbo che li proteggeva. E questo penso che sia un messaggio che vorrei trasmettere. Una presentazione voluta in Consiglio regionale per il valore, per la memoria che assume questo 2024, in cui si celebrano gli 80 anni della Resistenza e dai eccidi come quello di Sant'Anna di Stazzema e 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti. Che ci impone una riflessione che riguarda il passato, riguarda la storia, ma riguarda anche l'attualità dei nostri tempi, connotata da guerre, da odio, rispetto alle quali i valori invece della resistenza devono essere sempre testimoniati e tenuti presenti. E quindi l'opera oggi di Corrado Leoni per noi è preziosa proprio perché ci invita a fare questo ancora una volta, sperando di poter mandare un messaggio ai tanti giovani che potranno leggere la sua opera, leggere sui giornali che cosa abbiamo fatto oggi e portare un messaggio di pace dentro di loro.